che forse è anche un pregio, però con tutti i pregi poi il contatto del cesso diventa un difetto. Io sto già pensando a Piacenza, non riesco a godermi nulla e sto pensando come faremo a giocare con una squadra che da 15 giorni ci sta guardando noi e per la Reggio studiando con tutti i minimi dettagli e noi siamo più disintegrati dopo nuove battaglie, però in qualche modo faremo una sera, non so, proviamo. Lavorandomi un attimo, cerco di fare uno sforzo di non pensarci e dico che se me l'avessero detto a Giulio quando facevo la presentazione a Giulio e mi arrivo qua è un grandissimo traguardo, però diciamo che come abbiamo già detto prima e continuiamo a dirlo perché dice che se così c'è un bando di parlare adesso speriamo di avere un po' di energia ancora da fuori, perché stasera è stata una partita veramente una specie di massacro forte qua sia per me che per loro, con i giocatori esausti, sfiniti, e quindi bisognerà, ripeto, contro una squadra che non è colpa sua, perché se Rimini ha avuto il Covid non sarebbe un colpo di Piacenza, però non so nemmeno più quanto tempo avrò un gioco. Era sui nervi, a parte qualche passaggio a vuoto, ma i nervi hanno retto. Abbiamo fatto in difesa, le cose saranno artistiche, giusto impiegando la parte di punti del punteggio basso, il resto è meno grosso, un attacco non brillante certamente, ma non si può essere brillanti in questa parte della stagione dopo 9 partite, non sono contento, perché dobbiamo poche ore a questo momento, poi anzi il mio vice che mi vuole bene mi ha già appena regalato la mia lettera di questa vita. Stanotte cominciamo a lavorare, però qualche ora ci vediamo. Grazie.